Il neocomportamentismo e Burroughs Frederick Skinner. Ci furono importanti autori che ampliarono e revisionarono le basi teoriche del comportamentismo classico di Watson. Tra questi troviamo Skinner, Hall e Tolman, i cui contributi diedero vita alla corrente detta neocomportamentismo. Mentre lo schema del comportamento classico è riassunto nella formula stimolo-risposta, in cui la risposta è funzione dello stimolo, nel neocomportamentismo questo schema viene ampliato. Tra stimolo e risposta intervengono una serie di possibili variabili. Veniva quindi dato alla mente umana un ruolo più attivo nell'esplorazione dell'ambiente e nell'esplorazione delle conoscenze. I contributi di Burroughs Frederick Skinner furono molto rilevanti. Primo, perché le sue opere sono state presenti nella psicologia contemporanea per oltre un sessantennio. Secondo, perché oltre a fornire una teoria generale del comportamento, ha costituito un modo di concepire la psicologia che era allo stesso tempo il modo di concepire la società umana. Skinner ribadiva che lo studio dei fatti interni, retrostanti alle variabili esterne, manifeste e osservabili del comportamento, non permetteva un'indagine rigorosa e quantitativa del comportamento stesso. Per Skinner, infatti, la psicologia doveva procedere allo stesso modo di una scienza naturale, studiando le relazioni tra variabili indipendenti e variabili dipendenti. Sebbene non fosse negata la differenza tra il comportamento animale e quello umano per i loro diversi livelli di complessità, la sperimentazione su animali permetteva comunque di studiare in condizioni di laboratorio estremamente controllate i meccanismi di base comuni. Skinner studia infatti il comportamento di ratti e piccioni inseriti in una gabbietta, che conosciamo come Skinner Box. Nello studio sui topi sono predisposte due leve. Una leva trasmette una scossa elettrica, mentre l'altra dava una piccola quantità di cibo. Inizialmente il topo esplorò la gabbia e per caso premette la leva che dava la scossa, poi quella che gli dava il cibo. Dopo vari tentativi capì quale leva andava a suo favore, cioè quella che dava il cibo, capendo quindi che non doveva più premere quella che dava la scossa. Si parla di condizionamento operante. Con i piccioni, Skinner dimostrò che era possibile modellare il loro comportamento con la tecnica del rinforzo. Se il piccione accennava a un movimento di rotazione, questo veniva premiato con distribuzioni di crocchette, fino a ottenere una rotazione completa. Si osserverà quindi che la risposta seguita da rinforzo tenderà a presentarsi con sempre maggiore frequenza, secondo il meccanismo che tende a riproporre i comportamenti che producono ricompense ed evitare quelli che inducono a punizioni. Questo paradigma è detto condizionamento operante o skinneriano e si differenzia da quello di Pavlov, condizionamento classico, secondo il quale lo stimolo neutro può essere trasformato in uno stimolo condizionato, producendo una risposta condizionata. A Skinner, comunque, interessava non tanto il processo di apprendimento di per sé, quanto la possibilità di modificare e controllare il comportamento attraverso le procedure di condizionamento. La prima applicazione dei principi skinneriani fu l'istruzione programmata in campo educativo. Ogni contenuto disciplinare era diviso in blocchi, il cui apprendimento avveniva per tappe successive. Ad ogni tappa, lo studente doveva rispondere a una domanda di verifica su quanto appreso in precedenza. L'istruzione programmata ebbe una grande diffusione negli anni 60, ma fu poi criticata per l'artificiosità e la ripetitività del processo educativo e la negazione del significato psicologico e sociale della concreta relazione insegnante-alunno. Nel 1959 Chomsky criticò Skinner per non aver colto la complessità della struttura dei processi mentali umani, in questo caso si riferisce al linguaggio. La critica di Chomsky fu uno dei primi segnali della dissoluzione dell'egemonia del comportamentismo tra gli psicologi statunitensi. Nonostante queste prime critiche, negli anni 50 e 60 il comportamentismo skinneriano trovò il massimo consenso nella psicologia nordamericana. Fra l'altro, si era sviluppata in quegli stessi anni la terapia comportamentale, l'applicazione in campo psicopatologico dei processi del comportamentismo.